L'Urban Box di Piazza della Rinascita a Pescara diventa punto di informazione e d'ascolto per la rottamazione delle cartelle esattoriali, un'iniziativa voluta dal Comune di Pescara in collaborazione con Agenzia delle Entrate, Soget ed Equitalia. L'InfoPoint, ha spiegato la consigliera delegata Lola Berardi, vuole essere un servizio dedicato alla cittadinanza. Ci sarà infatti la possibilità, forse per la prima volta, di incontrare contemporaneamente i funzionari dei quattro enti principalmente coinvolti sull'argomento rottamazione, che sono appunto l'Agenzia delle Entrate, Equitalia, Ufficio Tributi del Comune e Soget. Abbiamo scelto la piazza principale della città, che costituisce il punto di incontro per eccellenza, ha spiegato la consigliera, proprio per avvicinare in modo spontaneo, informale e amichevole chi ha necessità di avere informazioni e suggerimenti sulla rottamazione e gli operatori dei vari enti. L'Agenzia delle Entrate ha previsto un abbattimento dal 30 al 200% del tributo dovuto. Tutti coloro che hanno intenzione di approfittare di questa opportunità che ci è stata data in merito alla rottamazione delle cartelle, nel senso che saranno eliminate sanzioni e interessi di mora, possono rivolgersi a questo punto informativo per avere appunto un aiuto e delle informazioni più approfondite e che siano soprattutto corrette, perché quello che ci preme è che la cittadinanza possa beneficiare di questo punto informativo proprio per avere informazioni di un certo tipo. Sapete bene che oggi circolano notizie di ogni ordine e grado, per cui la disinformazione è la cosa più pericolosa. Vogliamo dare questo supporto alla cittadinanza proprio affinché possa fare le cose in maniera corretta, senza incorrere in situazioni di ansia e preoccupazione, perché alle volte si rinuncia ad esercitare un diritto legittimo proprio per le difficoltà che si pensa di dover affrontare. In città ci sono almeno 56.000 atti potenzialmente rottamabili, ha spiegato Soget. La novità riguarda anche le tipologie rottamabili dal 2000 al 2016. In queste rientrano sia le ingiunzioni Soget riferite al periodo 2007-2016, sia le cartelle Soget per il periodo 2000-2007. La scadenza governativa per la presentazione delle domande è il 31 marzo. Molto meno. Allora vogliamo mettere appunto funzionari competenti, professionali, a dirlo corrette, perché il più delle volte è molto strana una disinformazione generale. E in maniera